È il primo vino della vendemmia 2019 e si è presentato al grande pubblico. E Picchio Rosso, così si chiama il vino novello della cantina Valtidone, è stato stappato sabato 9 novembre in occasione della grande festa organizzata dalla cooperativa piacentina. Presidente, è sempre una grande festa quando viene presentato il Picchio Rosso, il vostro novello. Sì, in effetti la festa del novello è una festa bellissima. Oggi in più abbiamo la fortuna di avere anche il sole, quindi avremo la possibilità di far gustare questo nuovo vino che arriva dall'ultima vendemmia. Noi produciamo questo novello da uve di Pinot Nero, quindi sono le uve più nobili, e quindi il novello è sicuramente molto apprezzato e lo sarà anche quest'anno. In più abbiamo la presenza dei nostri soci, quindi abbiamo questo legame forte con il territorio Valtidone, viticoltura, novello. Che annata è stata questa per la vostra cantina? Allora, rispetto allo scorso anno la produzione è inferiore, però la qualità è molto buona e quindi riteniamo di avere un giusto abbinamento tra la quantità e la qualità. Quindi siamo pronti per commercializzare anche quest'anno degli ottimi vini. Che cosa rappresenta la vostra cantina per il territorio piacentino e in modo particolare per la Valtidone? La cantina Valtidone è leader in provincia di Piacenza, vengono prodotte 21 milioni di bottiglie, noi ne produciamo 7, e quindi è chiaro che il legame tra il mondo della cooperazione, che produce vini di alta qualità come in tutta Italia, il territorio e i soci, le 220 famiglie, fanno l'economia della Valtidone. Del resto i nostri soci sono gli architetti del paesaggio, perché gli agricoltori, i viticoltori, presidiando il territorio, veramente fanno la fortuna di queste bellissime colline. Cantina Valtidone crede nella viticoltura biologica? È un nuovo mercato questo anche per voi? Sì, da 2 anni fa commercializziamo una linea bio, noi ci crediamo molto, siamo convinti che l'attenzione per la natura sia una componente essenziale del successo di un territorio. I nostri viticoltori sono impegnati a ridurre i prodotti chimici, no? E quindi ad avere un'attenzione molto molto attenta a quello che è l'esigenza anche del nuovo consumatore, quindi produciamo biologico e siamo sicuri che questo sarà il futuro. Quali sono le sfide appunto che vi aspettano nei prossimi anni? Beh, intanto è quella di stare sul mercato, consentendo alla nostra azienda e quindi alle famiglie dei nostri soci di guadagnare, perché solo guadagnando possiamo consentire ai nostri soci di investire, di impiantare vigneti e quindi di fare economia. La sfida è proprio quella di stare sul mercato, di incrementare il fatturato, però a condizione di produrre vini di qualità come stiamo facendo e faremo anche in futuro. Come sempre sono presenti tantissimi ragazzi oggi, bambini e ragazzi, sono un po' anche loro il futuro. Che messaggio vuole lanciare? Noi abbiamo ideato questo concorso che è legato al mondo della scuola. Diamo un premio di 10.000 euro ogni anno, quest'anno è il quinto anno, a favore delle scuole. Lanciamo quest'idea di concorso sui valori della cooperazione. Quest'anno è 1, 2, 3 bio, proprio per quello che dicevamo prima, e quindi il legame con il mondo della scuola è essenziale e ci crediamo veramente tanto. Il vino novello rappresenta anche la prima cartina di tornasole della vendemmia 2019. Come si presenta questo novello 2019? Si presenta molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, addirittura molti più profumi ed è un gusto molto più fruttato e floreale. Questo rispecchia un po' la vendemmia 2019, che è stata una vendemmia relativamente fresca, per cui non abbiamo gradazioni importantissime, soprattutto sul vino novello, siamo a 11,5 infatti, a favore tutto della convivialità ovviamente, quindi della facilità di beva. E in più abbiamo molti profumi dovuti a questa stagione abbastanza fresca. Quali sono le caratteristiche che deve avere un vino novello? Il vino novello, secondo me, deve essere un vino
che deve favorire la festa, essere bevuto molto facilmente, e però deve anche dare soddisfazione quando viene bevuto. Per cui noi cerchiamo di lavorarlo con questa particolare lavorazione che si chiama macerazione carbonica, in modo che nel giro di 2 mesi possiamo già imbottigliare un vino molto profumato, molto fruttato, che invoglia a essere consumato a tutto pasto. Che significato ha proprio il vino novello per una cantina? Per una cantina il vino novello il significato è corsa contro il tempo, perché in circa 2 mesi dobbiamo raccogliere l'uva, vinificarla, stabilizzare, assaggiare il vino, controllarlo e metterlo in bottiglia pronto per la vendita. Questo si riesce a fare quando l'intera equip, l'intero staff di lavoro è ben affiatato. La seconda liceo scientifico Volta di Castella San Giovanni, ecco qua. La 2 giorni di festa è anche il momento in cui si premiano i vincitori del concorso rivolto alle scuole piacentine. Le classi si sono cimentate nella realizzazione di un ricettario di cucina piacentina condito in salsa bio e proposto negli abbinamenti con i vini del territorio. Undici le classi che sono state premiate e che si sono divise il montepremi complessivo di più di 10.000 euro messo a disposizione della cantina Valtidone come supporto all'attività didattica del mondo scolastico piacentino. C'è tanta voglia da parte dei ragazzi di scoprire il territorio, di conoscerne la cultura e perché no, di rileggerlo secondo le nuove esigenze del momento, le loro capacità anche di rielaborazione con il sostegno della famiglia. Per noi è sempre importante, per Cantina Valtidone è come cooperativa, tenere in considerazione, sostenere e partire da 3 principi particolari: innovazione, tradizione e collaborazione, cooperazione quindi. Questo chiediamo ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti coloro che si approcciano a questo concorso, e in quest'anno io credo che l'abbiano veramente capito, percepito e comunicato con questi elaborati che erano veramente degni tutti di essere premiati. Il momento clou della manifestazione è senza dubbio il déblocage del vino novello Picchiarosso alla presenza del professor Luigi Cavanna, alla cui associazione Malato Oncologico Piacenza, AMOP, come da tradizione, è devoluto parte delle offerte dei partecipanti alla festa, un impegno che l'azienda borgonovese porta avanti da diversi anni e che ha permesso di raccogliere e donare circa 30.000 euro. E la ricerca continua a fare sempre passi in avanti. Io sono molto grato alla cantina Valtidone, al presidente Fornasari, a tutti i soci, perché ogni anno fanno una donazione molto importante, molto grande per la ricerca contro i tumori sul territorio piacentino. Questo permette di avere borse di studio per medici, per infermieri, per psicologi e permette al reparto di oncologia di Piacenza di essere in protocolli di ricerca internazionali, e la ricaduta è che molte persone possono ricevere cure innovative prima ancora che i farmaci siano disponibili nelle farmacie. Sono importanti iniziative come questa? Sono molto importanti perché danno una mano notevole al pubblico. Il pubblico, gli ospedali, le università sicuramente investono nella ricerca, ma avere dei fondi privati e iniziative come questa fa fare quel passo in più che ci rende più competitivi. In questi anni la cantina valtidonese si è affermata sul mercato nazionale e internazionale con delle importanti novità. Sicuramente una delle novità molto importanti è questo nuovo spumante extra dry ottenuto da uve di pino nero, appunto, che abbiamo chiamato Swing, per festeggiare, per arrivare, diciamo, a quello che è il periodo più importante dell'anno, che è appunto il Natale 2019. Swing è un'idea nata, diciamo, dai nostri dirigenti, perché appunto dovevamo presentare al mercato qualcosa di diverso, qualcosa di musicale, visto che, diciamo, il suo nome rappresenta un po' quello che è il valore aggiunto di questo prodotto, e soprattutto piace ai giovani e piace perché fa festa. Un packaging bellissimo, direi.
Ma il packaging sicuramente era la cosa che doveva colpire, ma soprattutto non dimentichiamo sempre che noi utilizziamo uve di qualità, quindi il nostro, anche in questo caso le uve di Pino Nero, che rappresentano, diciamo, questo prodotto, questo spumante rosé. Avete vinto anche degli importanti premi, comunque avete ottenuto degli riconoscimenti notevoli. Quest'anno sono arrivate tante soddisfazioni, sicuramente da due vini che per noi sono importantissimi: il nostro Gutturno Riserva Bollo Rosso, che è stato pluripremiato sia da giurie internazionali che anche da guide nazionali, che a breve appunto presenteremo, e dalla nostra uva principe, diciamo la regina, io la chiamo, dei Colli Piacentini, che è la Malvasia Aromatica di Candia, nella vendemmia 50, appunto vendemmie, dove anche lei ha trovato risultati soddisfacenti, insomma, arrivando addirittura in alcuni concorsi al primo posto, quindi dando merito a quello che è il valore aggiunto di tutto questo prodotto. Soprattutto un grosso lavoro viene rivolto sul mercato italiano, ma soprattutto stiamo lavorando già da un po' di anni anche sul mercato estero, in particolar modo gli Stati Uniti, dove appunto stiamo proponendo il nostro vino nello stato di New York, insomma Swing, che è uno dei prodotti che appunto novità è attualmente, diciamo, distribuito nello stato di New York, e anche il mercato, diciamo, asiatico, soprattutto il mercato giapponese, dove i nostri vini piacciono molto e stanno avendo un ottimo risultato, un ottimo successo, ecco. Visite guidate alla cantina, agli impianti di imbottigliamento, street food e trucca bimbi per i più piccini hanno fatto da cornice alle giornate di festa. Ma i tanti presenti, cosa ne pensano di questo Picchio Rosso edizione 2019 e della vasta gamma dei vini della cantina Valtidone? Lei ha assaggiato il novello, come le sembra? Buono. È stato un bel impatto, ecco, sì. Devo dire che quest'anno è molto buono. Mi è piaciuto molto il sapore. Lei preferisce vini rossi oppure vini bianchi o rosé? Vini rossi. Prediligo i vini rossi, sì. Perché sì, mi piacciono anche i vini bianchi. Sto rivalutando molto i vini bianchi fermi. Però i rossi sono i rossi, ecco. Sono un punto in più, ecco, diciamo. Il suo preferito? Gutturno. Sulla tradizione, quindi. Sì, abbastanza, però mi piace molto, ecco, sinceramente. E l'offerta di questa cantina come le sembra? Ottima, sono una decina d'anni che vengo, da quando me l'hanno fatta conoscere, io non la conoscevo, ogni anno siamo qua. Ecco. Cosa sta bevendo? Vino fermo, invecchiato. Come le sembra? Buonissimo. Il novello l'ha provato? Sì, anche il novello, vengo qua da un paio d'anni, da tanti anni vengo, e è vino buono, molto buono, ma preferisco invecchiato. È buono, buono, più buono degli altri anni. Il novello a lei piace? Sì, io non sono una bevitrice, quindi mi va bene un vino non impegnativo. Hai assaggiato il novello? No, non ancora. Cosa stai provando invece? L'ortrugo. Come ti sembra? Molto buono, sì. Hai già assaggiato i vini di questa cantina? Sì, questo e altri, sì. La tua preferenza in fatto di vini? Sui bianchi, però ultimamente anche i rossi mi piacciono. Grazie di cuore a tutti. E vieni il novello, grazie. Benissimo, allora grazie per aver partecipato a questa splendida mattinata, e a questo punto noi vi diamo appuntamento al Vino Novello del 2020, al prossimo anno. Grazie di essere stati con noi, viva il Vino Novello 2020.